Ciao bambini, questo è Electric Apu. Questo canale sta morendo e solo tu puoi salvarlo. Lascia like. Ti prego, ti scongiuro. Iscriviti. Ti prego, ti scongiuro. Commenta. Ti prego, ti scongiuro. Oggi sono qui per raccontarvi un'esperienza che ho avuto recentemente perché volevo assolutamente migliorarmi. E ho trovato questa esperienza non soltanto molto utile, ma molto efficiente. Ti dà risultati in pochissimo tempo e secondo me è anche un esercizio da seguire con una certa costanza. Sto letteralmente parlando del disegnare delle foto. Imparare e migliorare disegnando, guardando dei riferimenti, studiandone quindi forme, colori, perché alla fine quello che noi disegniamo, che sia anche un personaggio totalmente inventato, deriva da ciò che vediamo nella realtà. Questo non sono io che vi parla da un piedistallo in cui mi sento molto più bravo di voi e ho l'arroganza addirittura da insegnare, più racconto di un'esperienza di una persona che sta migliorando e che si vuole migliorare costantemente. Personalmente io ho iniziato questo procedimento con dei volti. Come prima cosa ho fatto lo schizzo del volto, cercando più o meno di individuare anatomicamente, di individuare bene le proporzioni. Questo esercizio aiuta molto quindi anche nello studio dell'anatomia, in questo caso nelle proporzioni del volto. E appena finito lo schizzo, senza perdere tempo, sono andato a buttare giù del colore che ho espressamente scelto io e che non ho rubato con il contagocce dalla foto, perché sarebbe un po' barare e dopo non è utile quando farei un tuo personaggio, un tuo disegno e non sai dove andare a prendere il colore. È molto più utile allenarsi subito nella scelta del colore personalmente piuttosto che rubandolo con il contagocce, che è una cosa che tra l'altro mi hanno chiesto su Twitch, perché tutti questi disegni li abbiamo svolti lì. E vi invito a seguirmi soprattutto lì dove sperimentiamo, disegniamo e facciamo tante cose interessanti, tra cui praticamente tutti i video che usciranno da adesso in poi saranno registrati lì. E appunto mi avevano fatto questa domanda sul perché non prendessi con il contagocce ed ecco il motivo. Questo primo tentativo, che è stato solo il primo di una lunga serie, devo dire che già mi aveva dato parecchie soddisfazioni, mi ha dato l'impressione di aver imparato qualcosa. Nel secondo tentativo addirittura ho scelto una foto con maggiore contrasto e ho svolto un viso leggermente diverso come volevo io, piuttosto che disegnare i denti col viso di fianco, per iniziare a sperimentare con la mia capacità di disegnare e poi con quella di applicare il colore vedendo la foto. Anche qui, come al solito, prima di tutto individuo le grandi masse d'ombra per poi sfumarle e piano piano aggiungo le masse di luce e così via. Ho notato già un netto miglioramento rispetto al primo tentativo del disegno precedente, ma ho notato anche un altro problema, che forse i miei disegni sono un po' troppo plastici e gommosi, ma vedrete poi che a forza di farlo, questo esercizio, mi porta piano piano a risultati sempre più belli. Per il mio terzo tentativo ho preso addirittura una ragazza di colore perché volevo sperimentare con altre tonalità di pelle. Questa foto ha chiaramente una luce molto calda frontale, la quale volevo approfondire. Anche qui solite macchione di ombra che poi vado a sfumare, così come macchione, chiamiamole macchione, di luce come vedo in foto che poi andrò a sfumare. Come vedrete, questo risultato è forse il più bello, il più accettabile di questi tentativi e vi fa capire come si può migliorare a forza di fare e come questo metodo di disegnare delle foto in realtà porti a dei cristo di risultati appaganti.
come si concludono questi esperimenti. Una volta fatto un po' di prove, un po' di esercitazioni, ho deciso, sai che, faccio proprio un mio disegno questa volta, quindi senza guardare foto, che qualcosa che mi va di disegnare, e vedo se ci sono stati dei miglioramenti sia nel disegno, quindi a livello anatomico del soggetto, sia poi nel colore. Adesso vediamo il risultato, poi nei commenti mi direte voi se effettivamente vedete un chiaro miglioramento. Questa volta sono andato di inchiostro più netto, perché è uno stile un po' più mio che ho sempre usato. Bene signori, vi ho raccontato le peripezie che ho affrontato per arrivare a questi risultati, ma secondo voi è finita qui? No no no! Se abbiamo avuto a che fare fino adesso soltanto con volti umani, in particolare femminile, perché io una fissa, sai, mi piacciono le donne da uomo, adesso è giunta l'ora di provare con qualcosa di più complesso. Chi mi segue su Instagram già ha visto il risultato, chi mi segue su Twitch ha visto come sono arrivato a quel risultato, e ora tocca a voi. Questa volta, anziché un soggetto singolo, ho preso anche un'ambientazione. E l'ho presa bella complicata. Volevo davvero vedere quanto avevo imparato con questo metodo. Volevo capire se non ero solo bravo a usare il colore, ma usarlo anche per costruire, per comporre prospettive, per finalmente valutare se avevo imparato qualcosa o no. E vi lascio al resto del video con musichetta tipo speed paint, speed art, come si faceva una volta, bei vecchi tempi. Via! Change your life.
Ed ecco qua, siamo arrivati alla fine. Un video che in realtà non era previsto, è semplicemente avvenuto perché ho disegnato come un drago, letteralmente, nelle ultime settimane. Vi rinvito a venirmi a trovare su Twitch instant, subito, ma soprattutto di resuscitare questo canale, mettete like, commento, iscrivetevi, la campanella, ma porca zozza, la campanella. Cazzo vuoi tu? Cosa? Cosa? La campanella. Please.